di Nola invece lo convinse a costruire una chiesa nuova. Chiaramente la costruzione di questa chiesa, un po' come avviene in tutte le cose, si inizia con una piccola idea, questa idea poi si ingrandisce tanto da far diventare appunto quell'idea di una piccola chiesa in una vera e propria basilica. Tra l'altro questa basilica nella sua completezza non è stata mai vista dal suo ideatore, perché si è conclusa definitivamente negli anni 30, mentre Bartolo Longo morì negli anni 20. Abbiamo detto che la piazza si sta riempendo di pellegrini, lo sarà sempre di più a partire già dai prossimi minuti. Ricordiamo la grandezza della diocesi di Tursi Lagonegro, moltissimi comuni, molte zone pastorali, a dimostrazione di un territorio che dallo Ionio va verso il Tirreno e abbraccia davvero tantissimi paesi. Certamente quest'oggi, almeno da ogni paese, arriverà un pullman con dei pellegrini per onorare, per omaggiare il vescovo Monsignor Nole. Tra l'altro diciamo anche che questo vescovo è davvero entrato nel cuore di tutti, lo abbiamo già sentito in una serie di interviste fatte questa mattina, viene ricordato e viene lodato per la sua semplicità, per la sua umiltà. Ricordiamo che è un frate francescano, è un conventuale minore, ricordiamo, dello stesso ordine del cardinale di Lauria, Lorenzo Brancati, e probabilmente questa appartenenza allo stesso ordine ha legato fin dal primo momento Monsignor Nole a Lauria, a questa figura di cardinale, oltre ovviamente alla figura del Beato Lentini. Ricordiamo che con Monsignor Talucci, ma così anche con Monsignor Nole, il Beato Lentini sta trovando la giusta evidenziazione nella diocesi, ma non solo nella diocesi di Tursi e Lagonegro, un po' in tutto il resto d'Italia e anche oltre. Ora con Rito Lamboglia cercheremo di scoprire questa basilica, che davvero si presenta molto bella. Noterete i marmi che esaltano la facciata principale. Questi marmi, ad esempio, sono stati messi negli anni 30, è stata una delle ultime cose che è stata sono state le ultime cose fatte, così come anche il campanile è di inizio Novecento. Abbiamo detto che questa basilica è dedicata alla Vergine del Rosario. Ricordiamo anche che proprio grazie a questa basilica Pompei ha assunto anche un ruolo importante e un crocevia importante all'interno e simbolico all'interno della religione cattolica. Ha un vescovo residenziale che è appunto proprio vescovo di Pompei. Probabilmente Pompei è una delle diocesi più piccole del mondo, certamente d'Italia, perché il vescovo cura esclusivamente questa città. Allora, per il momento ci fermiamo e proviamo ad entrare dentro la basilica.
Allora, siamo nel bellissimo piazzale della Basilica del Santuario di Pompei con Don Pino Marino, parroco di Senise. Chiaramente Senise, che è un po' il centro della diocesi da un punto di vista geografico, sì, sì. Francavilla, Senise, lì è il baricentro, non poteva non essere presente. Sì, abbiamo accolto volentieri l'invito del nostro vescovo per ringraziare insieme il Signore per questi 10 anni che l'ha concesso la nostra diocesi, veramente una gioia grande. Poi anche per rivivere così un po' l'emozione, l'avvenimento di 10 anni fa, che eravamo ancora tutti presenti, tutta la diocesi come oggi in gran numero accorse quando ci fu la consacrazione, quindi per rinnovare questo affetto grande verso il nostro vescovo. Don Pino, lei nel 2000 era già parroco a Senise? Ero parroco a Fardella e a Teana, e poi dal 2003 sono diventato parroco di Senise. Sì. Don Pino, il rapporto con il vescovo Nolè, ricordiamo essere un frate francescano, ma è anche appunto il vescovo di una diocesi complicata perché molto estesa, con molti comuni. Ecco, da sacerdote, come giudica il lavoro del vescovo Nolè? Sicuramente lo giudica positivamente, però... È ovvio che lo giudica.